al 28esimo i giallo-bru provavano a raddoppiare, ancora Botti protagonista, ma Lancioni non si coordinava bene al momento di concludere. Al 31esimo punizione di Costanzo deviata da Venturelli, pasticcio della difesa di casa e Mancini era abile e veloce a trafiggere il portiere Venturelli beffando la retroguardia del Frosinone. 1-1. La gioia dell'Arzanese però durava solamente 60 secondi, il tempo di rimettere palla al centro e di vedere sviluppata la prima azione da Lancioni ad Amato e ancora pallone a Lancioni che metteva a sedere Lotti siglando la rete del 2-1 al 32esimo. Frosinone ancora in vantaggio e padrone del campo. L'Arzanese comunque dava segni di vitalità, al 34esimo era Ruocco a non trovare lo spazio per battere il portiere da posizione interessante. Un minuto più tardi azione Botti-Spica con conclusione dell'ala sinistra deviata dal portiere e successivo tiro della mezzala ancora con Lotti sugli scupi. Il primo tempo si chiudeva con una punizione di Ferraro che creava qualche apprensione ma nulla di più a Venturelli. Nella ripresa la squadra campana spingeva sull'acceleratore alla ricerca del pareggio. Esposito sotto misura falliva un facile tocco al primo minuto, al 13esimo Mancini dal limite impegnava severamente Venturelli, bravo a deviare in calcio d'angolo. Al 15esimo sulla pressione dell'attacco dell'Arzanese era Galuppi a sfiorare un autorete, mentre al 21esimo arrivava l'autorete di Costanzo pressato da Spica che batteva il proprio portiere. 3-1 e risultato di tutta tranquillità per la compagine di Antonucci. L'Arzanese non mollava però, creando problemi alla retroguardia di casa fino all'ultimo. Una girata di Ruocco veniva deviata con difficoltà da Venturelli. Il Frosinone non stava a guardare, rispondendo colpo su colpo. Spica al 24esimo, imbeccato da Amato, non riusciva a segnare. Al 32esimo, su azione di calcio d'angolo, ancora Mancini segnava il secondo gol personale ed il secondo gol dell'Arzanese, battendo Venturelli 3-2 e partita nuovamente in discussione. Al 34esimo, da Spiga a Lancioni, il quale non trovava lo specchio della porta, con una conclusione calibrata dal limite dell'area. Infine al 46esimo, Spiga non trovava niente di meglio da fare che appoggiare questo pallone molto interessante al portiere Lotti. Chiude bene il campionato con una vittoria, 3 gol, e diciamo che si chiude positivamente anche il suo periodo sulla panchina giallo-blu. Sono stati rispettati gli obiettivi che erano stati segnati al momento del suo arrivo qui in Ciociaria. Il bilancio dunque è positivo. Dici tu? Grazie. C'è la conferma del notaio. Sì, in effetti, considerando un po' tutte le varie vicissitudini, magari anche incomprensioni, i passaggi di società e via dicendo, in definitiva abbiamo ottenuto quello che ci eravamo prefissi. Certo all'inizio forse c'era un po' di scetticismo intorno a noi, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Ecco, quest'ultima partita è un pochino un'occasione per divertirsi anche, perché il calcio in fondo è sport, è divertimento, magari poche volte si può rispettare questo copione perché gli interessi e le pressioni sono tante, però in fondo il Frosinone come l'Arzanese erano salvi entrambe e dunque c'era l'occasione un po' per vedere qualcosina di più anche sotto il profilo della mentalità, dello spirito. Sotto questo aspetto diciamo è una partita della soddisfatta. Ma in effetti per essere una partita di fine stagione con due squadre che già erano appagate dalla classifica, si è vista una bella partita, cioè entrambe le squadre volevano vincere. E quindi stranamente al contrario di quello che si potesse pensare, considerando anche il caldo notevole, si è assistita a una partita vivace, bella, con occasioni da gol da entrambe le parti. Ecco, mentre l'Arzanese ha avuto 2 occasioni da gol e l'ha sfruttate, noi ne abbiamo avute 5 e come al solito 5-6 ne abbiamo sfruttate soltanto 3.